Allora, siamo qui ad Ascea, oggi partita fondamentale per il nostro Stella Cilento. Come ospite abbiamo sempre il nostro presidente, Onorario. onorario dello Stella Cilento, Pasquale Mondelli. Prego, Pasquale. Allora, buonasera prima di tutto e adesso questa domenica, sabato, ci troviamo qua ad Ascea, una partita fondamentale soprattutto per l'importanza della classifica, perché domani, come sappiamo, c'è lo scontro diretto per il primo e secondo posto tra l'Eredita e il Flitto. E una vittoria dello Stella oggi e sperando che domani vince L'Ereditas. l'Eredita comunque può portare ad aprire il campionato, perché il campionato è un campionato ancora aperto, fino alla fine può succedere di tutto e Stella, visto le ultime prestazioni che ha fatto di gran successo, domenica scorsa infatti ha vinto 3-1 con l'Ereditas, può dire la sua fino all'ultima del campionato. Perciò, per questo motivo, è importante, importantissimo la partita di oggi, visto lo scontro diretto di domani e visto che tra 15 giorni c'è lo scontro Stella-Felitto. Quindi io penso che sia un campionato ancora aperto e ancora tutto da giocare, dove Stella Cilento può dire benissimo la sua, visto soprattutto le prestazioni che sono state fatte nelle ultime giornate. Diciamo che può dare ancora molto a questo campionato. Vabbè, Stella, questa è l'ottava partita, abbiamo fatto 7 vittorie consecutive, quindi siamo a un buon punto, siamo ad un punto dal Elea Virtus. Oggi ci sta questa, non vogliamo dire tanto uno scontro al vertice, ma quasi scontro al vertice. Domani ci sta, come hai detto tu, Pasquale, Felitto Ereditas, quindi se lo Stella Cilento vince oggi ci portiamo a, Anche la lei stessa sì, anche l'Elea, sì, l'Elea ha un punto in più dello Stella Cilento, ci mettiamo a un buon punto sperando in una vittoria oggi. ecco, appunto, come dicevo, in una vittoria oggi qui ad Ascea Chi può vince si candida. riaprire il campionato, visto che domani c'è lo scontro diretto Ereditas-Felitto e visto che fra 15 giorni verrà a Stella Cilento il Felitto. Perciò dico, i giochi sono ancora aperti. Chiaro che diceva un grande allenatore, che era Ottavio Bianchi, io vivo alla giornata, cioè ogni domenica ha una partita diversa, ha una sua storia. Vivere alla giornata significa che ogni domenica si deve giocare per vincere. E visto le ultime prestazioni, come ho detto prima, di Stella Cilento, 7 partite vinte su 8 è un buon risultato e bisogna dire anche qui ad Ascea oggi la nostra, per vedere che noi siamo in effettivamente una squadra che possiamo ancora lottare per vincere questo campionato di terza categoria. Sì, allora oggi volevamo ricordare solo una cosa, ci sta l'assenza pesantissima di Leonardo Ferrazzano. Forse di tornare qui. Sì, è il portiere, va bene. Comunque cercheremo di, come dire, sopperire questa assenza e cercando di vincere anche per loro sicuramente. Ma sicuramente per loro, che faccio soprattutto gli auguri all'amico Leonardo Ferrazzano, in quanto lo conosco personalmente, è da parecchio il tempo che ci lega un'amicizia particolare, però comunque diciamo è importante la sua presenza. Però ricordiamoci una cosa, che la presenza di un uomo, la mancanza di un uomo può essere importante come non lo può essere. E Stella sta dimostrando negli ultimi tempi che è un collettivo, è una squadra, il calcio è fatto di 11 giocatori, non di un singolo giocatore. Quindi bisogna mettercela tutta e sperare in una vittoria, perché è fondamentale per noi ai fini della classifica. Ok, vabbè, ringraziamo il nostro presidente e ci vediamo dopo. Grazie presidente. Grazie a voi e grazie a Forza Stella. Sempre. Allora, vogliamo sapere le condizioni di Matteo D'Aiuto.
Yeah. Per piacere, se ci può dire le condizioni di Matteo, dato che ha avuto un po' di febbre negli ultimi... sono ottime le condizioni del bomber d'aiuto, ottime. Quindi oggi 2-3 gol li farà sicuramente? Sì, certo, per forza, anche perché c'è il suocero sugli spalti, quindi... Ok. Vabbè, quindi facciamo in bocca al lupo sia a Matteo che tutta la squadra. Va per sicuro, stella e campione. Matteo l'ha influenzato. Perfetto. Ok, vabbè, ringraziamo tutti quanti, ci vediamo dopo allora. Cilento contro Elea ha vinto 1-0. Siamo qui con il mister del Felitto, ci è venuto a fare visita, a guardare la partita, aspettando il risultato di domani, il big match tra il Felitto e l'Ereditas. Oggi gran partita dello Stella Cilento, mister. Ci incalliamo. Una partita molto equilibrata, entrambe le squadre. Però Stella Cilento ha dei 3 punti e penso sia fondamentale nella rincorsa. Va bene, quindi allora fra 2 domeniche vi aspettiamo tutti quanti a Stella Cilento per la partita del campionato. Noi purtroppo sono tutte finali, partendo da quella di domani contro Ereditas, quella della partita successiva contro Elea Virtus e poi alla 5ª contro di voi, che comunque siete la squadra più in forma del campionato, quindi penso che nelle prossime 3-4 partite
si decideranno parecchie cose. Va bene, ringraziamo il mister De Felitto, ci vediamo fra due domeniche. Ci sarà un motivo perché siamo sempre con lui, perché colpisce ancora, è lui, Matteo D'Aiuto. Oggi pure contro il Lea colpito. Eh sì, anche oggi siamo riusciti a violare la porta avversaria, speriamo ora di vincere le partite che diciamo successive. Niente, dobbiamo sperare in qualche pazzo falso del ferito. Niente, poi noi ci dobbiamo impegnare, cercare di vincere partita dopo partita, mettercela tutta e niente, basta. Poi dobbiamo continuare a vincere come stiamo facendo fino ad adesso. Basta. Vabbè, noi fra due domeniche sicuramente avremo come ospite il Felitto. Fino adesso il Felitto è stata l'unica squadra che non è stata colpita dal nostro bomber. Spero di riuscirci proprio in quella fra due domeniche. Speriamo. La partita sì. Di andata non c'ero nemmeno, però speriamo di purgare pure loro. Sì. Va bene. Ringraziamo, è stato un piacere come sempre, forza Stella, lo Stella è campione. Grande a te. Abbiamo la capa. Vai. Allora, siamo con il nostro amico Mario Pestuti per le consuete pagelle finali. Oggi ricordiamo il risultato, Stella Cilento batte Lea Virtus 1-0. Iniziamo, allora, con il portiere, Laurentano Francesco. Allora, Laurentano Francesco, dopo tante partite di panchina, ha giocato pochi minuti, oggi, siccome mancava il primo portiere, è stata una partita ostica. Il portiere, diciamo, si è tenuto in abbastanza buona forma, gli do un 7. Va bene. Parrella Donato, oggi per il capitano. Parrella Donato, anche come ogni domenica sto vedendo che si impegna ancora di più, 7. Radano Angelo oggi è stata una partita sempre dura, 6. Miglino Simone ha mantenuto sempre la difesa come ogni domenica, 6.5. Radano Gianluigi è stato sostituito Gianluigi 6. Motivazione non tanto di perfezione. Gardione Pietro comunque ha giocato di punta con Matteo D'Aiuto, ha fatto una buona partita, 7. Schiavo Emilio pure mi è piaciuto oggi, ha combattuto sulla fascia sinistra, diciamo da parte da centrocampo, gli do 6. Stava pure segnando, comunque 6. Pandolfi Antonio è sempre il capitano dello Stella Cilento, però gliel'ho detto già negli spogliatoi, ogni domenica fa sempre quelle parole, quegli abiti, quegli avversari, si deve stare sempre calmo perché è lui che deve tenere la calma, oggi gli do 6.5. È stato più tranquillo. Panarelli Luigi. Oggi Luigi veramente ha fatto una grandissima partita di sacrificio, è davvero un uomo importante come in questo centrocampo che mancava Carrazzano, 7. Mazzotti Francesco ha fatto la sua partita come ogni domenica, diciamo 6. Il bomber, Matteo D'Aiuto con il suo guizzo, sempre come ogni domenica che la partita era molto molto ostica, gli do 9. Lanzarotti Paolo sempre nella sostituzione per il morale, 6. L'ultimo, Ripoli Walter ha giocato gli ultimi 15-20 minuti se non sbaglio, vero? Sì. Pure si è impegnato no, fascia. Ripoli Walter il secondo tempo, comunque 7. Il secondo tempo. Perché ha mantenuto bene il centrocampo sia che a salire che a scendere. Il mister Giuseppe Bianco? 7. Motivazione sempre ogni domenica che fa le convocazioni e mette meglio i giocatori che può mettere in campo, una buona formazione anche oggi, anche essendo che mancava il portiere Pietro e Ferrazzano. E infine l'arbitro? 4. Motivazione? Che non ci ha capito un cazzo. Va bene, ringraziamo il nostro amico Mario, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.